No, un attimo solo. Maestri, no. Buonasera. Ah, che gioia essere qui in mezzo a voi. Grazie per l'invito. Ma non vorrei che ci fosse. Non me l'aspettavo proprio. C'è stato forse un equivoco. Suo zio ha detto che lei è la nipote del presidente. Io sono venuta vestita così proprio perché. In quanto diciamo docente anche io alla Gennarino II, sì, volevo riportarvi diciamo in un'epoca che è un po' dimenticata, che è l'epoca del caffè Chantin. E allora ho detto, siccome non so che pubblico trovo, è meglio che mi metta proprio in abito, così facciamo proprio un viaggio a tutto tondo. Beh, allora, ora capisco quindi il senso dell'abbigliamento, anzi la ringrazio. Anzi, no, grazie a lei la professore, ringrazio. Però prima di cantare una canzone io volevo giusto, diciamo, dare qualche notizia. Allora, alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento vanno di moda i caffè Chantin a Napoli, che però in realtà non nascono a Napoli, ma nascono a Parigi. Queste realtà dove c'era l'orchestra, le ballerine, i maghi, i giocolieri e poi c'erano le grandi cantanti francesi che si chiamavano les chantoises. Siccome noi a Napoli non ci possiamo far mancare, vedendo che quella realtà funzionava, l'abbiamo portata a Napoli. Però la chantoise è diventata... Chantoise. Ah, bravi. Che succedeva però? Che sia quelle che stavano in Francia, sia quelle che stavano a Napoli, all'apice della carriera avevano la ciorta di incontrare il buon partito. Si sistemavano e avevano risolto tutti i problemi. Questa ciorta a me ancora non è capitata. Vabbè, ma non è che noi... No, ma soprattutto considerando che il capito stasera, penso che manca il costo. No, questo non glielo permetto, signore. Lei può essere chi vuole lei. Vedi, non bisogna accettare... No, signore, per favore. Scusate, però non quello che è giusto è giusto. Non si permette di offendere il pubblico. Lei faccia una canzone e se ne va. Avete ragione. Va. Allora, no, io sono semplicemente molto sincera. Anzi, vi dirò di più. Poiché la speranza è l'ultima a morire, prima o poi io truamo su Principe Azzurro. Nel frattempo... Io mi schiero ufficialmente dalla parte delle donne che pensavano di aver incontrato il buon partito e invece poi sono resa conto che hanno avuto pure loro il pacco. Quindi facciamo un viaggio nella tradizione, ma facciamo pure un po' di rianimazione. Così cerchiamo di tirare su quello che è sceso definitivamente giù. No, però queste sono battutacce proprio da aspettare. Scusate. A tal proposito, chiedo scusa e poi canto. Non bisogna accettare la cosa. Ci sono due cose importanti da dire per la rianimazione. La prima è che i miracoli non le posso fare, quindi un leggero cambiamento di 6 ore, non andrei oltre perché fa anche molto caldo, quindi entro 6 ore un piccolo cambiamento, ve lo prometto. Seconda premessa importantissima: e vuoi a casa mi e tenga. Quindi, signore, quelle che sono i vostri guai, mi spiace, però è una scelta vostra, ve li tenete, chi li 30 secondi spazio e vi portate a casa nata volta, va bene? Non voglio sapere niente. Ok, possiamo fare questo viaggio. Che... Ah, grazie. Io penso che stiamo per assistere a un incubo, quindi facciamo presto questa allora, canzone. Però a tal proposito, scusa, per cantare una canzone ho bisogno dello strumento, ma questa sera... Ho due strumenti. Facciamo un applauso allo strumento numero 1. Complimenti. E un applauso allo strumento numero 2. Dateli. Allora facciamo un grande cavallo di battaglia della Chantoise, che è il successo Lili Cancì. Quello che fa, chi mi piglia per francese e chi mi piglia per spagnola. Allora il lato di qua dirà francesa e il lato di qua dirà spagnola. Le mani invece together, tutti insieme. Oi russo, come sono internazionale. Oh, non so più concetto, ma ho soli di canci, chantosa prediletta, avi droghe di quando mi deputaia, e chi va poco da a gente mamanaia, ma se te quanti. Un po' che moscia sua, possiamo migliorare. Chi mi piglia pa? Chi mi piglia pa? Sono nato con tremole, metta coppa chi vuoi. Chi mi piglia pa? Chi mi piglia?
figlia può? Sono nato a Montemolo, metà coppa chi voglio. Buonasera. Quindi no, siete bello con questo fianco candido puro. Mica te ne dà ancora Magliana. Su Epila sotto. Ah, vabbè. Io chiedo scusa. No, scusate, Russo, però scusa. No, però io capisco. Chiedo scusa, stanno 40 gradi. Perché avete portato maglioncini? L'umidità cervicale. Allora, voi ce la fate a mantenere? Ma lascia stare. Sì, ce la fate, siete sicuro? Allora approfitto, vado. Tenete una coscia top. E mo imparamo a tutte e due, non vi preoccupate. Qual è la coscia buona? Questa, allora metti, questa è la top. Questa è la mala meccanata. Ah, allora vado di là. Uno, e due, e tre. Mandami da sotto, mandami. A sotto, a chiuso, a sotto. Caro bebè, ma che guarda fa? Io quando vengo a te mi sento disturba. Io che ho preso a molla. Lasciate, andate a retta. Va bene, è finito lì. Momento, no, però no, ringraziamo. Se devo fare la canzone la devo fare tutta quanta. Tre sore, piccerella, bene una priessa a me. E fammi stradella, potina, sti caffè. Ma io sono una vera stella, ogni caffè shantà. Sulla una rasella che faccio con sulla che miglioramento avete visto? Chi mi piglia va? Chi mi piglia va? Sono nato con te mola metà coppa chi vogli. Chi mi piglia va? Chi mi piglia va? Sono nato con te mola metà coppa chi vogli. Camposante e Fontanella, ma no, ma aspetta, guarda Camposante, cascarte brucia, figli di me. Ma uno fa uno spettacolo, deve mettersi, ma guardate voi. Buonasera, voi mantenete? Ogni allora vado? Uno, ma vi state capendo che stiamo facendo? Perché volete un po' di turbante. A capire state capendo, allora a comprendere ha compreso, ma prima se la pratica la facciamo. E un, e due, e tre, mantenete sotto, mantenete sotto, dove sta il peluscio? No, il peluscio! Dov'è no. Il peluscio? Allisciati un poco, allisciati il peluscio. Scena, ma che scena! Caro bebè, ma che guarda fai, quando vengo a te, ma sei nevista! Mamma mia! Chiudete cosce, stringete un po' di più, perché noi stiamo facendo la rianimazione, se tenete le cosce aperte, la gravità alla meglio e io non posso combattere. Stringete. Dopo voglio, sento parlare lì, io leggo, ma non broglia, ecco può arrivare a capire. Ma che sta non importa, sa da sapere a ballare, basta che veste corta, tutto se vuole. Soddisfazione chi mi piglia va? Chi mi piglia va? Sono nato a Montemolo metà coppa chi vogli. Chi mi piglia va? Chi mi piglia va? Sono nato a Montemolo metà coppa chi vogli. Ma come spiccate con questo turchese? Ma per favore, va. Pure voi questi coscia aperti, chiurito. Signore, io chiedo scusa, veramente il signore. Cioè, e ne cagnate niente come vedi. Maglielana! Ma lasci! Io veramente te una maglielana! Che supporta lei! Però a club vi stanno la deluata! Allora vado? Uno, e due, e tre! A porta Buzzetti! È inutile che vi tuculiate. Voi che dovete stringere le cosce perché sono nel vuoto. E non vi tuculiate. E caro bebè, ma che guarda fai quando vieni a te, ma sei dei disturbi. Aspetta, ferma. C'è una cosa. Ah, è avanti.
quando vengo a te, ma senti disturbo. Grazie, merci Maemi, ma come lo date bene questo strumento? Grazie a tutti, grazie, grazie. Grazie, signorina, non voglio deludere, ma hanno applaudito per pietà, quindi non no, si... allora no, invece no, io volevo anche fare eventualmente... Abbiamo assistito, io chiedo volevo scusa. Volevo dire anche una cosa. Noi discettavamo di greco e di latino, cioè le ha rovinato uno spettacolo, no, abbiamo inserito signorina. Pure un po' di francese. Non bisogna... I raccomandata, una sta a casa allora. Russo, io veramente arrivare. Volevo fare una proposta, poiché vedo che qua la situazione sta abbastanza sotto zero e drammatica. Se voi siete d'accordo, io faccio un secondo intervento più vicino per la rianimazione, però mi devo mettere un cambio, devo fare un cambio d'abito perché mo l'ingresso ufficiale col vestito da chandose l'ho fatto. Quindi sia fa fotografie, le fa sotto. Mo io un momento, vai. Allora se siete d'accordo io torno anche dopo e facciamo un intervento un poco più detto a te. Siete d'accordo? Ma che bello, grazie. Allora ci vediamo dopo, va bene? Voi storditeli un altro po' e vengo dopo. Grazie, arrivederci, grazie. Come storditeli? C'è cioè, vuole... Ah, una ragazza timida.